Siamo a Montreux, in un luogo importantissimo per tutti coloro che amano la musica rock in particolare, e ancor più in particolare i Queen e Freddie Mercury. Infatti qui in questo luogo i Queen per molti anni hanno registrato i loro dischi, e non soltanto loro. Sono diciamo questi qui i resti del famoso Mountain Studios. Ricordiamo velocemente, nel 1971 il casinò, qui siamo all'interno del casinò di Montreux, prese fuoco durante un concerto di Frank Zappa, perché uno spettatore appunto al concerto gettò un razzo, prese fuoco, e da qui poi appunto sappiamo tutti che i Deep Purple crearono la famosa canzone Smoke on the Water, ovvero appunto fumo sull'acqua, perché appunto proprio qui davanti c'è il famoso lago di Ginevra. Però noi siamo qua per mostrarvi gli studios dove appunto i Queen hanno registrato tanto dei loro dischi, e dove possiamo dire Freddie Mercury si è ritirato negli ultimi anni della sua vita per trovare, come lui stesso ha detto più volte, la pace interiore. Allora, questo era proprio lo studio di registrazione, che però era dislocato su due piani, vero Norbert? Alors ça, effectivement, je vais parler en français, c'est l'endroit où Freddie Mercury a enregistré beaucoup de chansons, en fait, beaucoup d'albums de Queen ont été enregistrés dans ce studio et sur cette table de mixage. Qui è proprio il posto dove i Queen hanno registrato molte delle loro canzoni, e questo è proprio il tavolo del mixer. Quali canzoni ad esempio? Allora, l'album Jazz, l'album Made in Heaven, bien sûr, Innuendo, e la moitié dell'album Miracle. Senti Norbert, per quanti anni hanno avuto questi studios i Queen? Oh, ils ont travaillé à peu près 4 ans, 5 ans. Queen a acheté le studio, en fait. Ils sont venus enregistrer d'abord, et ensuite ils ont dit, eh ben, on achète le studio. Ils ont acheté le studio de Mountain Studio. Per diversi anni, 4-5 anni, e poi dopo hanno acquistato addirittura lo studio. Ecco, qui venivano a registrare anche altri artisti. Oh, ma il tout le monde a enregistré ici. Tout le monde. David Bowie, Emerson, Lake and Palmer, Tatou du jazz aussi, n'importe qui. Oui, énormément d'artistes. Michael Jackson aussi est venu enregistrer. C'était un des derniers artistes, c'était Michael Jackson. L'ultimo artista che ha registrato qui è stato Michael Jackson. Allora, io direi di guardare un attimo questo studio, va bene? Lo illustriamo? Vieni. Allora, qui questo cos'è? Alors ça c'est un appareil disons pour enregistrer les masters de ce qui a été les masters des enregistrements en fait. È per la masterizzazione dei pezzi. Noi intanto proseguiamo, perché dall'altra parte sempre di questo piano è stato allestito una sorta di museo, un museo per ricordare appunto Freddie Mercury, che poi diciamo è la persona a cui così diciamo, i fan sono più legati, sia perché era appunto il cantante, la voce, ma anche perché purtroppo è morto prematuramente. If I write a song and put it on a video, I don't want to sort of create a very, 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 very specific image, because I mean, you ruin people's fantasy thing. Like, I mean, every time somebody hears a song, it's you build up your own image of what it's like. And sometimes the best thing to do with the video is to keep it very open, bizarre. Then that way, a person who's listening to it suddenly doesn't say, "Oh my God, he's destroyed the image that I wanted the song to be." Questo è il museo dedicato a Freddie Mercury. Vediamo appunto i dischi originali, vediamo i costumi che lui ha usato. Però appunto Norbert, ti volevo chiedere, Freddie Mercury ha vissuto qui tanti anni a Montreux. Cioè, che tipo di rapporto avevi instaurato con la cittadinanza? Superbe, une super relation. En fait, Freddie Mercury aimait Montreux, mais il aimait pas Montreux non plus. Il aimait Montreux parce que c'était calme. Alors il aimait Montreux à la fin de sa vie, quand il était malade.
mais au début de sa vie, quand il n'était pas malade, il n'aimait pas Montreux. Passait pas assez rock'n'roll, il n'y a pas assez de choses qui se passent. Il aimait mieux Berlin, New York et des endroits où il y avait des choses qui se passaient qui étaient plus intéressantes. Lui a avuto un rapporto diverso con Montreux. All'inizio della sua vita, quando era sano ed era proprio un rocker, naturalmente Montreux risultava un po' noiosa per lui. Alla fine della sua vita, invece, dove cercava più pace e tranquillità, Montreux era proprio la sua città ideale. Ecco, infatti appunto si dice che una frase celebre di Freddie Mercury sia proprio questa: chi cerca la pace interiore deve venire a Montreux. C'est ça, tout à fait. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il aimait Montreux? Je dois quand même vous dire, c'est parce que les gens à Montreux ne s'occupaient pas de lui. Il pouvait se promener dans la rue et personne l'arrêtait pour dire: ah, vous pouvez me donner un autographe. Les gens le laissaient tranquille, et c'est ce qu'il y a eu dans les années quand Freddie Mercury était vivant et tous les rockstars. Les rockstars étaient laissés en paix à Montreux, personne ne les embêtait. Vous pouviez aller boire une bière et personne ne vous embêtait. Quello che amava Freddie Mercury e quello che poi amano molti delle personaggi celebri che vivono in Svizzera è proprio il diritto alla riservatezza, il fatto di poter bere una birra tranquillamente senza avere folle di fans che lo bloccavano per magari avere un autografo, e questa era la calma, proprio la riservatezza che lui apprezzava. Sono passati ormai tanti anni, praticamente 25 da quando lui è morto, però è ancora vivo il ricordo in tutti noi. Ecco, io ti chiedo se tu personalmente lo hai conosciuto. Sì, sì. Je suis un ami de Freddie Mercury, pas vraiment, non, pas un ami pour être un ami de Freddie Mercury. C'è troppo. C'è un peu trop. Mais je connais les autres membres, Brian May par exemple, que j'ai connu, que j'ai vu plusieurs fois, oui. Sì, più di Freddie Mercury, però ha visto 4-5 volte l'altro componente del gruppo dei Queen. Freddie Mercury era comunque una star. Senti, qual è la canzone dei Queen che tu preferisci? Sans aucun problème, Breakthrough. Fills my mind, I get religion quick, is it looking divine? Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Can't you see? If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. Senti, c'è qualcosa qui di particolare che vuoi far vedere al nostro pubblico? Tout ce qu'il y a dans ce studio est très spécial. C'est des articles qui sont très très spéciaux, des disques, des CD que vous ne trouvez à nulle part ailleurs. C'est tous des objets qui sont des objets de collection qui sont absolument incroyables. Tutti gli oggetti che sono qui sono pezzi unici e che sono veramente dei prezzi incredibili, dai vestiti di scena, ai dischi, a tutto quello che ha fatto parte della sua vita, ed è veramente un museo unico. Ecco, perché è stato proprio Freddie Mercury a volere che questi oggetti rimanessero qua? È stata una sua scelta? No, 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 absolument pas, absolument pas. C'est Jim Beach, le manager de Queen. Qui a fait en sorte que ces objets puissent être ici à Montreux. È stato il manager che ha raccolto questi oggetti e che ha deciso di lasciarli qui al museo di Montreux. Play.
Allora, per concludere, gli ultimi anni della sua vita, appunto, Freddie Mercury si ritirò, diciamo così, qui a Montreux per trovare pace e tranquillità, come abbiamo detto prima, però poi è morto a Londra. Ecco, come mai ha deciso di tornare comunque nella capitale inglese? Allora, il était à Montreux, il voulait finir sa vie à Montreux et il était gravement malade, il a téléphoné à son médecin en Angleterre, donc à Londres, de venir à Montreux et il ne pouvait pas. Alors c'est Freddie Mercury qui est parti en Angleterre, il est mort deux jours après. Lui in realtà era qui a Montreux, ha chiamato il suo medico a Londra dicendogli di venire a Montreux, lui non ha potuto venire e quindi è lui che è andato a Londra e due giorni dopo è mancato. La statue a été mise à Montreux, a été offerte par le groupe de Queen et par son manager Jim Beach à la ville de Montreux en reconnaissance pour le travail qu'ils ont fait ici à Montreux. Ça a été offert à la ville. C'est stata una donazione del gruppo e del manager proprio per ringraziamento a Montreux che ha ospitato Freddie Mercury. Senti, un'ultima domanda, questo museo è molto visitato o no? Incroyable. Molto tanto, molto 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 molto. Da dove vengono? On a des milliers de fans à Montreux chaque année qui viennent pour visiter cette statue. C'est incroyable. Et il y a des fleurs dans la statue, c'est absolument incroyable. Je pense pas qu'il y a un autre artiste qui a autant de succès avec une statue que Freddie Mercury. C'est incroyable. È incredibile il numero, sono migliaia e migliaia di persone che vengono a visitare il museo e che nella statua lasciano anche dei fiori, quindi veramente una star internazionale. Assolutamente. Io ti ringrazio, a presto. Allora ricordiamo, siamo all'interno del casinò di Montreux, dove nel 1971, che nel 1971 purtroppo fu distrutto, fu ricostruito 5 anni dopo e più tardi i Queen decisero di fare all'interno di questo casino il loro studio di registrazione, il famoso Mountain Studios, giusto? David Richards, che era l'ingegner du son. C'est important de le dire, parce que David Richards était l'ingegner du son et producteur de Queen. Questo era non soltanto l'ingegnere dei suoni, ma era anche il produttore. Bene, grazie, e quindi vi invitiamo a Montreux per venire a visitare questo museo veramente diverso, particolare, per così ricordare nella maniera migliore forse uno dei cantanti più importanti della musica internazionale. Well, whatever, it sounds like...
yeah, it was the second time you hear the riff after the first A bits. You went up, it goes or something. I can't remember what. Even in the second verse, as it were. You left that gap where I go, Oh yeah, we have to listen to all that, it really worked. Il nostro servizio su Freddie Mercury, i Queen e gli studi di registrazione qui a Montreux non poteva che terminare davanti alla statua dedicata a Freddie Mercury. E questa statua si erige qui all'interno della piazza del mercato, davanti al lago. Infatti appunto Freddie Mercury guarda in questo momento proprio il lago di Ginevra. Cosa dire, Freddie Mercury è morto nel 1991 prematuramente, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in questo luogo che lui definiva, come già abbiamo detto, un luogo per chi ricercava la pace interiore. Noi ci auguriamo che lui questa pace l'abbia trovata, sicuramente ha lasciato tante bellissime canzoni a quelli che sono tutti i suoi così fan, come si suol dire. Comunque rimaniamo con queste immagini di Freddie Mercury e la statua. Ricordiamo, ecco un'altra cosa prima di chiudere, che tutti gli anni a settembre viene dedicato a Freddie Mercury un giorno in Memorial Day, e in quel periodo appunto tutti i fan di tutto il mondo vengono qua per vedere quelli che sono i luoghi che lui frequentava, anche la famosa Quick House, appunto la casa dove lui viveva. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.